Allora, Luna, sai che ieri ho pubblicato. Tra l'altro sono un po' più basso di te. Comunque, solo più pesante, quindi sprofondo di più nel letto. Comunque, ieri ho pubblicato per la prima volta un video facendo vedere quello che ti è successo, no? E la cosa che mi fa incazzare, perché ovviamente c'è una cosa che mi fa incazzare se non fare questo video. Diciamo che è già passato più di un mese, Sì, perché esatto. adesso sono qua così. Sì, e comunque è ancora Ancora dei male. dolori, ancora dei dolori, però è già passato più di un mese. Infatti, la cosa che mi fa incazzare sono stati i commenti che dicevano che la gente mette il collarino solo per prendere i soldi dell'assicurazione e che tanto ormai non pagano più per il collarino e una serie di altre robe che non voglio ripetere. Allora, o dicevano che la botta non era niente di che. Non avete visto bene la macchina, se si aprisse il bagagliaio e si guardasse il pianale, praticamente gliel'ha fatto rientrare di 50 centimetri tutto accartocciato dentro. La macchina ovviamente ha fatto tipo 4.000 passa euro di danno. Lei, io la vedo tutti i giorni, ha sofferto per più di un mese, cioè proprio dolori forti e ce li ha ancora adesso, che è passato un mese esatto. Quindi a distanza di un mese ha ancora i dolori, fa ancora fatica a volte a fare le cose, continua a prendere gli antidolorifici e gli antinfiammatori. E a me fa troppo incazzare la gente che scrive: ah, ma non si è fatta niente, lo fa solo per i soldi dell'assicurazione. Cioè, siete delle persone veramente Di di merda. merda, siete delle persone di merda, non c'è un altro modo per definirvi. E il fatto di voler raccontare cosa è successo, in realtà era perché probabilmente la tizia dietro, per tamponarla senza neanche toccare i freni, stava guardando o il telefono o la radio o stava facendo altro. Quindi lo scopo è un po' anche sensibilizzare su: state guidando, guardate davanti. E vedere questi commenti, te lo giuro, mi fa. Anche perché le parole di questa persona sono state che non ti ho visto. Quindi non stavo guardando. Perché per Cioè, non vedere una non ti ho macchina visto, ferma c'è davanti a una te. macchina ferma, vuol dire che non stai guardando la strada. Quindi la botta è stata forte, Tu eri ferma e lei è arrivata io ero a cannone. ferma e con la coda dell'occhio l'ho vista a che velocità andava. Ma in questo millesimo di secondo che ho visto la macchina che mi veniva addosso, era troppo tardi E e anche non ho perché potuto fare ma dove niente. potevi andare? Anche C'era tutta la perché, colonna. quindi, cioè, non stiamo facendo nulla per prendere i soldi dall'assicurazione, cioè, non siamo in quelle condizioni, meno male, dico, di dover fare queste cose. Però ecco, cioè, state attenti mentre guidate, guardate la strada, cioè, guardatela per favore. Non guardate il telefono, non mangiate, non parlate con gente che vi è intorno. Guardate la Vabbè, strada. Sì, puoi parlare, ma se guardi davanti. guardatela questa strada per favore. Perché io adesso sono stata ferma un mese dal lavoro, sono stata ferma un mese dagli allenamenti, sto facendo fisioterapia, mi fa male ancora adesso, sto prendendo antidolorifici. Cioè, comunque, per una persona che non stava guardando la strada. Quindi, per favore, guardatela. E non scrivete commenti idioti. Sì, E comunque c'è un referto medico che certifica questa infatti, se cosa. volete vi faccio vedere la mia lastra. E una persona non è che si mette il collarino perché va al pronto soccorso e gli dice: oh, ascolta, non è che mi fai mettere il collarino così poi posso truffare l'assicurazione. Non funziona così. C'è un medico in pronto soccorso che ti fa una diagnosi, ti fa una lastra, ti dà un primo parere e poi vai dal, come si chiama il medico dove sei andata? Dall'ortopedico. Vai dall'ortopedico con la Se volete lastra. vi faccio vedere il referto pronto soccorso, lastre, ora il referto ortopedico e tutti i referti del fisioterapista da cui sto ancora andando 2 volte alla settimana. Se volete vi faccio vedere tutti, non ho problemi. Cioè, quindi una persona, oltre ad avere la macchina demolita, 4.000 euro di danno, che avete ragione, supera il valore della macchina, Ah, quindi. perché se si vede, se effettivamente dal video non si vede bene, cioè. Dici, vabbè, può essere anche una botta lieve, ma non è stata lieve perché se vi faremo vedere in un altro video che apriremo quando apriremo il bagagliaio, che è tutto accartocciato dentro, quindi Perché sai perché? Il paraurti di plastica ha preso l'urto e poi è sì. tornato indietro, ma tutta la lamiera interna si è accartocciata e basta. Quindi, appunto, come dicevate, sì, supera il valore dell'auto e la differenza ce la dobbiamo mettere noi. Quindi, cioè, uno perché dovrebbe fare tutte queste robe? Non è che si diverte. E sti commenti qua sono solo da persone di merda. Infatti, un paio di questi fenomeni, che avevo già letto un paio di loro commenti tempo fa, perché mi ricordo i nomi.
li ho bloccati, perché io gente così che ci seguono la voglio avere. Fatto bene. Cioè, non me ne frega un cazzo dei numeri. Ah, avete 2 follower in meno, chi se ne frega? Cioè, gente così non la voglio. Preferisco avere 2 persone in meno, ma 2 persone di merda in meno. Comunque vorrei fare una citazione, rimaniamo con chi ci dà fiducia. Vabbè, niente. No, volevo solo un attimo sfogarmi, tra virgolette, perché leggere queste robe qua, soprattutto avendoti avuto a casa, avendo visto cosa hai passato, mi fa incazzare. Perché sì, perché poi non è una persona che, cioè, farebbe qualsiasi cosa in qualsiasi momento pur di farla, anche se ha mal di testa, anche se ha dormito 5 ore. Adesso si è fermata 1 mese dagli allenamenti, si è fermata praticamente 1 mese dall'andare in ufficio perché non riusciva a stare seduta in macchina per andare in ufficio. Se una persona non ha niente, non fa queste scene per i soldi dell'assicurazione che, ripeto, non abbiamo bisogno. Quindi se una persona sta così di merda e io lo vedo e poi leggo questi commenti, mi fa solo che incazzare perché siete veramente delle persone di merda. Però pace amore a tutti. Tranne a voi, tanto vi ho bloccato, quindi questo video non lo vedrete. No, non ce la faccio veramente, è più forte di me. Avrei potuto far finta di niente, ma non riesco. Mi hai protetto. No, poi uno. Adesso poi la chiudiamo, che sta venendo un video di 10 minuti. Uno potrebbe anche dire: siete sui social, dovete accettare la critica. Ma non è una critica, cioè, una persona che scrive una cosa del genere non è una critica. Cioè, una critica può essere di due modi: distruttiva o costruttiva. Questa non è una critica, questo è un'insinuazione al limite della querela, dire lo state facendo solo per i soldi dell'assicurazione, quindi occhio a cosa scrivete che poi rimane lì. E appunto, le critiche costruttive ben accette, ci mancherebbe, tipo un consiglio su come migliorare i video, qualsiasi cosa purché sia costruttiva. Già una critica distruttiva solo per criticare è il limite della diffamazione, però è dietro l'angolo, quindi attenzione. No, perché poi appunto ci sarà chi dice, ma dovete accettare le critiche. Sì, va bene, però che siano costruttive, Sì. non infamare la gente in questo modo dicendo che lo fa solo per i soldi dell'assicurazione. Sì, beh, io ti ricordo che quando hai pubblicato il tuo video in cui raccontavi che cosa ti era successo, ti hanno detto che l'avevi fatto perché l'aveva fatto Fedez. Ah, sì, è vero. Cioè, quindi vabbè, livello. Magari qualcuno non lo sa cosa mi è successo e magari ci facciamo un altro video. Però sì, il livello è questo, veramente. Vabbè, niente, dopo questo vi salutiamo. Pace e amore, Ciao. quasi a tutti.